Sono Teresa McCrivi, parlerò della performance art. La performance è una disciplina di pratiche corporee che nacque alla fine degli anni 60 in seno alla corrente, alle esperienze della body art, ma con totale differenza, poiché poneva al centro delle proprie azioni il corpo dell'artista che si metteva in gioco e da solo, attraverso delle esperienze performatiche, centrava un argomento, un tema solitamente molto, che era quasi un tabù. Quindi veniva a galla l'inconscio e le pulsioni. Attraverso la fenomenologia di artisti come Marina Abramovic Eulai o Gina Pane o Vito Acconci o piuttosto che Ursula Udy o Luigi Ontani, Countermission e moltissimi altri, veniva vanificata quella che fino allora era stato l'oggetto del desiderio, ossia l'oggetto artistico. Alla fine degli anni 90 tutto questo cambia e il performer diventa un catalizzatore, una sorta di regista che attraverso un casting di partecipanti attua l'azione, come si evince nelle performance di Anna Amos, di Tino Segal e di Vanessa Beecroft.